T'amo con tutto il cuore, oh mia bellissima rossa bandiera. Tu sei il vero amore del derelitto che sospira e spera. Quando morrò ti bacerò come si bacia l'amante sincera. Io ti vedrò lassù, sulle rovine di un mondo che fu. Bandiera rossa, sventola rognor, sul tuo gran popolo in rivolta. Bandiera rossa, sventolerai lassù. Il mio nome forse è quello di Toti Scialoia, che è stato mio professore all'Accademia di Belle Arti tantissimo tempo fa, a cui in un certo senso io devo l'idea di essere diventato un pittore. Era una persona straordinaria, era talmente felice, talmente entusiasmante che mi ha spinto su questa strada. Si apriva ai nostri occhi di giovani studenti un mondo molto stimolante, molto raro, di immagini, di racconti, qualcosa che appunto non dimenticherò mai proprio. Dai, Petote, cammina, non fare il pettocastro, via.
Galanti dirigeva la galleria La Tartaruga di Roma, è stato un uomo incantevole, di tutto, terrestre, bambino. Personalità veramente molto speciale, rara. Nel 1973 Tano cominciò ad usare eroina e medicinali di ogni tipo. Sprangava porte e finestre e rimaneva sdraiato per ore, dicendo che così l'eternità si stratificava nella stanza. Per vivere scelse il peggiore dei mondi possibili, la povertà e la strada. Vagava di notte per i vicoli, portava la sua arte sulle spalle e se ne nutriva. Negli ultimi giorni di vita l'amico Schifano, che non usciva mai dallo studio, andò a trovarlo all'ospedale San Giacomo. Tano lo salutò dicendo che stava contemplando la sua morte e che la vedeva tutta azzurra. Poi gli sussurrò: «Tutti dobbiamo dei soldi al vecchio sarto di Toledo», e gli regalò il suo coltello d'argento. Non lasciò discepoli e allievi e morì in una stanza di ospedale, impreparato, dimenticato, all'età di quasi 50 anni. Sembra che il suo viso si tinse leggermente e divenne come una maschera d'oro. Scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli in faccia agli uomini, e così voi non vi entrate né lasciate entrare quelli che vorrebbero. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che per mare e per terra andate faticando pur di fare un proselito, e fatto che sia, lo rendete meritevole della ghenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite chi giura per il santuario per nulla giura, ma se giura per l'oro del santuario è obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è maggiore? L'oro oppure il santuario che rende sacro l'oro?
E dite ancora, chi giura per l'altare per nulla giura, ma chi giura per il dono che sta sull'altare è obbligato. Ciechi! Che cosa è maggiore, il dono oppure l'altare che rende sacro il dono? Chi dunque ha giurato per l'altare, giura per l'altare e per tutte le cose che vi stanno sopra. E chi ha giurato per il santuario, giura per il santuario e per chi l'abita. E chi ha giurato per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate le decime della menta e della finocchiella e del comino e trascurate le cose più gravi, la giustizia, la misericordia, la sincerità. Queste cose bisognava fare e quelle non trascurare. Guide cieche che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Mentre l'interno è pieno di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, monda prima l'interno della coppa e anche l'esterno diventerà pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali al di fuori appaiono splendidi e dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni immondezza. Così anche voi all'esterno apparite giusti agli occhi degli uomini, ma dentro siete colmi di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti, abbellite le tombe dei giusti ed esclamate, se fossimo vissuti ai giorni dei padri nostri, non saremmo stati complici nel sangue dei profeti. E così voi attestate a voi stessi che siete figli di quelli che uccisero i profeti. Voi colmate la misura dei padri vostri. Serpenti, razza di vipere, come potete sfuggire alla condanna della Ghenna? Per questo, ecco, io vi mando nuovi profeti e sapienti e scribi, alcuni dei quali ucciderete e metterete in croce, altri flagellerete nelle vostre sinagoghe e perseguiterete di città in città, finché non ricadrà su voi tutto il sangue innocente versato sulla terra dal sangue di Abele il giusto al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che uccideste tra il santuario e l'altare. In verità vi dico, tutto ciò ricadrà su questa generazione. Ah, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte io ho voluto radunare insieme i tuoi figli, come una gallina raduna i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto. Ed ecco che sarà lasciata a voi la vostra casa deserta. Infatti io vi dico, d'ora in poi più non mi vedrete, finché non diciate, benedetto colui che viene nel nome del Signore. In verità vi dico, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia sconvolta. Come on,
Что? Baudelaire racconta, il tempo passa alla velocità poetica e irraccontabile che è il tempo in cui le lacrime si asciugano quando dopo aver pianto c'è un piccolo alito d'aria e le lacrime si asciugano immediatamente. La strada per arrivare lì, anzi, la strada per arrivare lì, sono tutti lì. Thank you.
Ah, das ist einfach die Basilika, diese Я тебя приеду, приеду.